Ripetiamo un secondo ancora per un discorso poi più generale dalla stranezza che ho nella testa. Voi lo vedrete leggendo il libro, è un libro che ha una struttura, proprio costruito in un modo importante, cioè un importante nel senso che si percepisce immediatamente, anche proprio graficamente, come è organizzata la narrazione. Cioè un narratore in terza persona che racconta il panorama degli eventi, poi racconta anche le singole vicende, appunto il rapimento, per farvi un esempio, da cui eravamo partiti i personaggi e così via, e poi entrano e si, in maniera classica direi, no? Si rivolge anche al lettore, insomma. E poi all'interno di questa narrazione ogni tanto si interrompe, intervengono direttamente, in prima persona, i personaggi della storia che, come dire, dicono la loro, quasi interloquendo con la storia principale. Cioè, no, sì, però lui non aveva capito, io però l'ho vissuta così, non ha detto che in quel momento io... E anche loro allo stesso livello quasi, non come comprimari, no? Ma di nuovo rivolgendosi al lettore, ma non crediate che quello che ha detto sia con la storia completa e così via. E tutto questo fa una versione, diciamo, non è esattamente quello che dice, ma è una versione proprio del romanzo della polifonia che sta dentro in svariate forme a una narrazione. Allora io di nuovo qui volevo rivolgere una domanda a entrambi e partire da questo esempio per riuscire a capire quanto e quando è importante avere in testa la struttura proprio, cioè il come si costruisce la narrazione, no? È una cosa che viene, che si attacca e poi, come dire, viene chiamata dalla scrittura o dalla narrazione, una cosa invece che sia, come dire, che si deve forse avere nella testa prima ancora di, o per poter iniziare una storia, o quanto altrimenti. Credo che ognuno di noi abbia il suo proprio sistema, e questo è affascinante. Nelle scuole, ad esempio, quando vedi passare diversi maestri che dicono proprio i precetti differenti, i modi di lavorare completamente differenti, impari la grandezza di questo mestiere, di questo gesto, perché poi alla fine facciamo tutti liberi, no? Ma percorrendo strade completamente diverse. Non so, io per esempio non inizio un libro sapendo esattamente che forma ha. È un animale che si muove in un certo modo, diciamo veloce, sottile, pure in tre parti, molto colorato, con molto odore, con una grande testa e un corpo piccolissimo e delle gambe velocissime. So esattamente tutto questo. E non inizio un libro se non lo so. Ma ad esempio non so la trama. Io ricordo distintamente di aver scritto il mio primo libro. Il primo è strano, però sapevo esattamente un certo modo di raccontare una storia. Ma non avevo la storia. Poi la storia sono andato a prenderla leggendo a destra e a sinistra, ma non era importante per me. Era molto più importante che avevo in mente dei ritmi, delle dimensioni, avevo in mente di iniziarlo con un dialogo in cui ci sentivano solo le voci, non c'era neanche disse, rispose, niente, solo le voci, ta-ta-ta-ta-ta. Questo mi importava, ma non sapevo cosa dicevano, non sapevo a che punto ero della storia, nulla proprio. E ancora oggi, quando la Holden mi accade di questo privilegio di insegnare ai più giovani, cerco di insegnargli questo, che è una delle possibilità, di non farsi ipnotizzare dalla trama, che è una delle ultime cose che arriva poi in certo modo, per me, ecco. E sono curioso, molto curioso di sapere come costruisce lui. I'm very much impressed by Parico's brevity and economical way of expressing himself and putting it so self-consciously, and very much impressed by it. I'm more confused. I have a storyline. I know what I'm going to talk about. For example, I'm thinking finishing a short novel now. I have the story. Then I'm not sure what the body, the colors. I'm not sure about that. But I know, just like your body and colors, they will come to me as I write. Let me give you an example from that you mentioned.
Maybe you translate that poem. Mi colpisce moltissimo la brevità, la maniera economica che ha Alessandro Baricco, economica nel senso sintetica, concisa, di esprimere se stesso e la propria coscienza sulla pagina scritta. Io sono molto più confuso di lui. E parto da un punto di partenza completamente diverso. Io ce l'ho un'idea della trama, un'idea di quella che sarà la mia storia, ce l'ho. So in partenza di che cosa parlerò. E lo posso dire perché adesso ancora sto finendo un racconto breve. So quale sarà il tema, so di che cosa voglio parlare, ma non ho nessuna idea né del corpo né del colore, al contrario di te. So però una cosa che mi verrà cammin facendo, mi verrà scrivendo. E ora vi faccio un esempio. My example is from this new novel I wrote. That is simple, I'll just be very brief. That is the story of a street vendor in Istanbul between 1970 to today. Since I'm not a street vendor, culturally and by class, I come from a middle class, I wrote the book based on lots of interviews with street vendors, with people who sell things, stuffed mussels, rice and chicken, yogurt. In my childhood, yogurt was sold in the street by street vendors, so forth and so on. So I did a lot of them. Not only that it get the book get to be more interesting, that I also interviewed the top chief police on the most crowded square of Istanbul, who is retired. I talked to so many people. I was enjoying and also using famous writer interview. Then they people talk once they are not afraid of politics. So I had immense material. So I decided for this novel also to be, who cares? I don't want to be a young, postmodernist, experimental writer. I want to be old-fashioned like Dickens or Balzac. I don't care what they say. So I began writing a novel like this without any pretensions of experimentation and form. I wrote, maybe probably someplace in the middle of the book, I decided that all these conversations, interviews I did, and also others also helped me for these interviews, I didn't feel the authenticity. So in the middle of the book, say if the book took 6 years to write, in the third year I decided I will insert this first person singular narratives, almost one-to-one, sometimes I was recording, get the authenticity of these conversations. And already in my book, my name is read, in a way I developed a certain fictional space where everyone is arguing and everyone is commenting on each other. Perhaps I'm a Brechtian. Perhaps the characters are aware that they're novel characters, but I'm doing this slightly, not in a very hardcore way. So I decided that the postmodern or experimental young writer is not dead in me anymore, so I can do a bit experimentation. So once you do experimentation, I always read to my girlfriend. Does it work? Do you enjoy this? Does it work? Yeah. She's here. So I've settled that, and that's how I continue. That's how I made that form. It is in that sense that I have, because I wrote experimentally, new way, in my youth, the elasticity of fiction is still in my head. I have confidence that it will work, and so I can do new things. And it's in my youth, as Borges said, every young writer wants to be modern. It's a self-imposed assignment. But now I'm 63, something in me still alive. I want to do that. While that I wanted to write like Dickens, Balzac, Stendhal, in an old-fashioned way, but it didn't work out, unfortunately. L'esempio che vi voglio dare naturalmente si riferisce al mio ultimo romanzo ed è molto breve e molto semplice. Ho già detto che volevo fin dall'inizio scrivere la storia di un venditore ambulante e questa storia doveva svilupparsi a Istanbul tra il 1970 e i giorni nostri. Ma faccio io il venditore ambulante? No, per classe, per ceto sociale, per cultura. Io provengo dalla borghesia e allora ho scritto un libro, questo libro, fondandomi su un sacco di colloqui, di interviste, di incontri che ho avuto effettivamente con gente che fa
ha fatto questo mestiere. La gente che vende per le nostre strade, comunemente, riso al pollo, cozze ripiene, yogurt, che ancora nella mia infanzia a Istanbul si vendeva proprio per la strada. Ho fatto interviste di ogni sorta, con gente di ogni tipo, compresi dirigenti della polizia che prestavano servizio sulla piazza principale di Istanbul o pensionati, e mi sono anche molto divertito, ve lo devo dire, perché facendo queste interviste, perché quando la gente non ha troppo paura delle conseguenze politiche è disposta a parlare e si apre, e quindi mi hanno detto un sacco di cose, mi sono ritrovato un materiale immenso fra le mani, però io non volevo fare il romanzo postmoderno, io mi sentivo un romanziere vecchio stile, alla Dickens, alla Balzac, non avevo proprio nessuna pretesa di lavorare, di sperimentare sulla forma. Ho cominciato a scrivere e poi mi sono reso conto di una cosa, che tutte queste conversazioni tratte dalle mie interviste, dai miei colloqui, non mi restituivano più il senso della autenticità di quello che mi era detto, se venivano raccontate nel modo come avevo fino allora proceduto. E quindi, di questi 6 anni che mi ha, diciamo, mi ha impegnato alla stesura di questo romanzo, arrivato al terzo, ho deciso di stravolgere tutto quanto e di inserire questa narrazione in prima, queste molteplici narrazioni in prima persona. Già nel mio precedente romanzo, alcuni romanzi fa, Il mio nome è Rosso, avevo inventato, per così dire, questo spazio narrativo in cui appunto i personaggi litigavano fra di loro e commentavano l'uno le dichiarazioni dell'altro. Era una tecnica, insomma, diciamo, brechtiana, Bertolt Brecht, ma non proprio dura, diciamo moderata. Mi sono insomma accorto verso il terzo anno di scrittura che lo scrittore giovane che era dentro di me non era ancora morto, e nonostante la mia età, insomma, ormai più matura. E quindi ho cominciato a scrivere in modo completamente diverso, lasciando raccontare ai personaggi ogni tanto in prima persona ciò che succede, ciò che pensano, e per verificare se funzionava o no ho usato la mia fidanzata, che è qui la Dea, e le leggevo via via i passi e le chiedevo se funzionava. Siccome lei diceva che funzionava, sono andata avanti così. Credo che sia dovuto al fatto che comunque in gioventù ho sperimentato un po', e forse un po' di quella elasticità mentale mi era rimasta nella testa. Ho provato fiducia, mi sono sentito sicuro di procedere in questa maniera. Del resto diceva Borges che ogni giovane scrittore vuole sempre essere moderno, è una sorta di autoimposizione. Quel giovane scrittore, evidentemente, in me che ho ormai 63 anni, è ancora vivo, e che devo dire, avrei voluto fare il Balzac, il Dickens, purtroppo non ha funzionato.